Salve gente e benvenuti in un nuovo video di media misteri scp Oggi parleremo dell'scp 72 chiamato anche il piede del letto Classe dell'oggetto Safe. Questa è un'immagine senza l'attività lenzuola prima di essere rimosso dall'appartamento. Procedure speciali di contenimento. Tutti i casi conosciuti di SCP-072 devono essere contenuti in una cella di isolamento di 3,5x4 metri. L'accesso è permesso solo durante le procedure autorizzate di, per, per, per testarlo. Nessun tipo di materiale creato con lo scopo di essere utilizzato per dormire deve essere introdotto in un raggio di 15 metri dalla cella di contenimento, tranne nei casi approvati dal ricercatore superiore Grant. Descrizione. I casi di SCP-072 sono stati scoperti in un appartamento presso Michigan, dopo che due media locali avevano riportato gli effetti di SCP-072, causa di un'onda di panico che ha catturato l'attenzione della gente della fondazione in borghese scp 72 è un'ombra confusa e semi semidesparente che assomiglia ad una mano lunga circa 9 metri. Le cui dita si assottigliano fino ad arrivare ad essere estremamente appuntite. Le distrazioni dettagliate di SCP-272 sono difficili da ottenere, in quanto non si manifesta ai livelli di luce superiori a 5 luz. I casi di SCP-72 si manifestano solo quando un essere umano, dove in poi chiamato il soggetto, entra nella fase REM. Adesso, solamente si trova su un letto infestato da SCP-72 e lasciano uno, uno di entrambi i piedi scoperti. Se queste condizioni sono soddisfatte, l'SCP-72 emerge emergerà sotto il letto ed userà le sue dita appuntite per picchiettare sul piede del soggetto fino a quando questo non si sveglierà. I soggetti hanno riportato che a questo punto erano impossibilitati a muoversi, mostrano sintomi simili alla paralisi del sonno. Questo effetto continua a manifestarsi per tutto il tempo in cui SCP-072 è visibile. SCP-072 quindi userà le sue dita puntite per staccare fette di carne dalle parti esposte dei piedi del soggetto. Wow, questa storia è davvero, Cioè, questo SCP è veramente raccapricciante. Esso ritornerà sotto al letto dopo ciascuna rimozione, riemergendo senza il materiale collezionato. Ciò continua finché SCP-72 non avrà rimosso completamente la parte di piede scoperta. Mamma mia. Fermandosi alla caviglia. Sebbene i soggetti esposti a SCP-72 abbiano affermato che questo processo sia estremamente doloroso, gli effetti paralizzanti li rendono incapaci di urlare per il dolore o chiedere aiuto. È ignoto se i casi di scp 72 si esibiscono del materiale recuperato o se lo uso per qualche altro scopo, a patto che le ferite vengano trattate correttamente. Gli effetti di scp 72 non sono fatali, ma possono causare traumi psicologici relativi ad addormentarsi in futuro. È stato osservato anche un effetto secondario. Qualsiasi letto posto ad una distanza pari o inferiore a 15 metri di uno infestato da SCP-272 verrà occupato anch'esso da un caso di SCP-272. La distruzione di un letto affetto da SCP-272 non ha rilevato alcun materiale anomalo, nessuna e nessuna traccia di materiale biologico rimosso dai soggetti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!